Oh, buongiorno, buongiorno. Scusate, la mia faccia stamattina è terribile. Devo assolutamente darmi una sistemata, ma intanto che mi do una sistemata, pensavo anche di raccontarvi un po', aggiornarvi un pochino su tutto quello che è successo, diciamo, nell'ultimo anno, perché è da un po' che non registro più video, cioè li registro in realtà, però poi non li pubblico. Diciamo che l'anno scorso è iniziato l'anno un po' in modo strano. C'erano tante cose che non andavano bene, tante cose che non mi piacevano e che avevo bisogno di cambiare. E quindi diciamo che l'anno scorso è stato un anno di transito per quanto riguarda me, insomma, incominciando da YouTube, nel senso che YouTube è da un po' di tempo che è cambiata come piattaforma e quindi io non riesco più bene a capirla, ma nonostante tutto diciamo che non mi importa perché io ho sempre detto che faccio video su YouTube perché mi piace farli, perché mi piace quello che faccio nei video e poi mi piace condividerlo, quindi a chi piace poi li guarda, a chi non piace non mi interessa, insomma. Oddio, c'è un bel lavoro dietro, quindi se avessi un riscontro sarebbe anche più soddisfacente. Ma diciamo che non mi importa proprio perché per me già realizzare il video è soddisfacente, ok? Poi è successo che a gennaio la ragazza che seguiva me e il mio canale YouTube della mia agenzia non lavora più per la mia agenzia in pratica. Di conseguenza io mi sono ritrovata da sola, abbandonata a me stessa, perché letteralmente da gennaio dell'anno scorso non ho più sentito la mia agenzia se non a fatica, con tanta tanta pazienza e tanta insistenza soprattutto. Di conseguenza io non mi sento più calcolata, il mio pensiero è quello ora di fare altre scelte, mettiamola così, perché l'agenzia mi serve per risolvere, diciamo, problemi tecnici, niente di che. Ma non avendo nessun supporto in tal senso, mi diventa praticamente inutile. Un'altra cosa che non mi piaceva l'anno scorso ero io. Negli ultimi 2 anni avevo preso abitudini sbagliate consapevolmente. Mentre le facevo sapevo che stavo sbagliando. Nonostante tutto ho continuato per la mia strada fino ad arrivare a un punto in cui non mi sentivo più a mio agio, ma soprattutto non stavo più benissimo. Quindi mi mancava energia, mi mancava entusiasmo, ero spesso arrabbiata, di malumore. Era arrivato per me il momento di cambiare anche questa cosa qui e quindi da gennaio dell'anno scorso ho lavorato anche su questa cosa. Ultima cosa, poi vabbè, l'estate è andata alla grande, più o meno ho perso il mio profilo Instagram, ne ho aperto uno nuovo, ma non importa. L'unica cosa che mi dispiace è che ho perso tutte le persone che conoscevo da anni, perché comunque quel profilo era aperto da anni e bene o male avevo conosciuto tante persone con cui mi trovavo bene, quindi insomma mi è dispiaciuto, mi dispiace adesso non poterle più contattare. Ed infine mi è dispiaciuto tantissimo perdere tutte le foto e tutte le ricette che c'erano nel profilo, perché comunque le foto erano dei bei ricordi e le ricette erano ore e ore di lavoro che sì, insomma mi è scocciato un pochino perdere tutto. Poi è arrivato l'inverno, anzi l'autunno. L'autunno e l'inverno sono stati tragici e diciamo che mi sono messa da parte di nuovo e quindi sono ricaduta in quelle brutte abitudini, con la conseguenza stavolta non solo di aumentare di peso, non solo di essere sempre stanca, sempre arrabbiata, sempre di malumore, sempre triste e di non star benissimo, ma le difese immunitarie bassissime, tant'è che quest'inverno sono riuscita a prendere l'influenza ben 4 volte. Penso sia stata sia una questione di stress dovuto al fatto che praticamente ero fuori dalla mattina alla sera per aiutare una persona che aveva bisogno del mio aiuto e che ha ancora bisogno del mio aiuto e mi ero concentrata praticamente su di lei senza pensare a me. Però vabbè, l'ho fatto con piacere, ho capito che ho sbagliato perché non mi sono data spazio a me, mi sono concentrata solo sugli altri. Però vabbè, pazienza, ho capito dove ho sbagliato e adesso infatti sto rimediando e adesso mi sto preparando a un altro periodo che sarà intenso, non tanto per me ma per i miei figli, perché entrambi finiscono il loro ciclo di studi e dal prossimo settembre cambiano appunto scuola e quindi da adesso fino a fine giugno
speriamo che non vadano oltre, ci sono tutte verifiche, interrogazioni e poi anche gli esami, e quindi sarà molto impegnativo perché loro saranno probabilmente molto stanchi, molto stressati. So già che dovrò essere molto paziente, mantenere la calma. Sono entrambi adolescenti, quindi ci saranno un po' di scintille, passeremo anche questo e sto cercando già di prepararmi per non ricadere nuovamente nelle mie brutte abitudini. Detto ciò, ho parlato anche troppo, quindi finisco di truccarmi. Ok, make up finito. È arrivato il momento di finire, di realizzare la mia agenda. Nel video scorso ho fatto la vision board e in questo vi mostro la mia agenda e andiamo a realizzare anche la copertina. Allora, l'agenda di quest'anno è un'agenda di quelle che ti regalano in banca. Io l'ho già incominciata a personalizzare, ovviamente, perché siamo già a marzo e ogni mese, ogni fine mese in questa agenda c'erano degli inserti che a me non interessavano, quindi io ho tolto le pagine che potevo togliere, quelle che non potevo togliere le ho trasformate, quindi ci ho appiccicato sopra un foglio bianco. In questi inserti, che appunto sono mensili, ho aggiunto delle schede che mi serviranno poi durante l'anno, tipo una daily routine con tutta la settimana e gli orari, una monthly goals tipo questa, dove ci sono tutti i mesi dell'anno dove mi sono scritta ogni mese che obiettivo voglio raggiungere, proprio quello che vi dicevo nel video scorso. Questa è un'altra pagina che sono gli obiettivi che voglio raggiungere e che ho in mente, e poi tipo questa che è una work in progress, quindi una pagina dove traccio tutti i progressi dei vari obiettivi. All'inizio c'è la vision board e poi sì, insomma il resto è work in progress. Oggi devo fargli la copertina. Ho ricevuto negli anni tante domande per quanto riguarda le agende. Allora, creare l'agenda perfetta per me non è stato facile fin da subito. All'inizio avevo davvero molta molta difficoltà a capire di cosa avevo bisogno, che cosa volevo mettere nell'agenda, eccetera eccetera. Poi con gli anni, facendo prove ed esperimenti, creando pagine diverse, ho incominciato a capire quali utilizzavo di più, quali mi tornavano utili, quali invece era difficile da tenere aggiornate, quali non utilizzavo, e quindi insomma sono riuscita poi con il tempo a trovare la soluzione giusta per me. Ho utilizzato quaderni, per esempio questi sono tre quaderni che ho preso l'anno scorso e ogni quaderno ha, diciamo, un argomento diverso. Uno il lavoro, il mio stato di salute generale, mettiamola così. E qui questa era un po' un'agenda, diciamo, di svago. Mi piacciono ancora di più però le agende con gli anelli, perché così posso spostare le pagine in base ai miei interessi del periodo. Questi qua ad anelli, insomma, posso spostare le pagine in base a come mi servono in quel periodo lì. La mia agenda non è sempre uguale, appunto, come vi ho mostrato, cambia in base alle necessità di quel periodo. Adesso sono concentrata sul lavoro, quindi la mia agenda, l'agenda che utilizzerò di più magari sarà quella lavorativa. Per quanto riguarda il quaderno d'anelli, metterò davanti le pagine riguardanti il lavoro, e anche su questa, insomma, l'andrò a personalizzare di più seguendo gli obiettivi lavorativi. I quaderni poi sono anche decisamente più economici rispetto a delle agende normali, diciamo che in linea di massima costano dai 10 in su, e soprattutto lo stile che mi piace di più è quello a quadretti. Io mi trovo più comoda con quello lì. Ognuno ovviamente ha le sue preferenze, io vi parlo di quello che, con la quale mi trovo meglio io. Dato che ce l'ho tra le mani, posso confrontare la vision board dell'anno scorso con quella di quest'anno. Mi fa molto piacere vedere che nella vision board dell'anno scorso sono riuscita a realizzare praticamente tutto. Farmi crescere le unghie, perché l'anno scorso non avevo le unghie lunghe, poi nel 2023 sono riuscita a farmele ricrescere. Poi la salute, quindi allenamento, cibo sano. Questa era una foto per i viaggi in camper che l'anno scorso ho fatto, anche se non ve li ho mai pubblicati sul canale, però ho fatto quelli che volevo fare.
più organizzazione, e questo assolutamente l'ho portato a termine. Mi manca ancora una cosina, che è la costanza. Soprattutto quello che mi colpisce di più è questo, che era quello di aprire un'attività entro il 2023. Ci credevo tantissimo, ma mi spaventava tantissimo. La parte difficile era fare il passo nel vuoto. Però di questo, se vi interessa, se vi va, vi racconterò insomma questo aneddoto nel prossimo video. Quello di quest'anno è diciamo simile ma diverso. Niente, direi di cominciare a lavorare un pochino. Dunque, per realizzare la copertina della mia agenda di quest'anno ho scelto della stoffa, era dei rimasugli di stoffa che avevo messo da parte, e quindi ho deciso di utilizzare questi. La prima cosa da fare ovviamente è prendere le misure della mia agenda, riportarle nella stoffa per poi ritagliarla con le misure giuste. Ovviamente taglio un po' più largo in modo da avere la possibilità poi di cucire. Nel mio caso però non le andrò a cucire, ma le vado ad incollare con la colla a caldo, perché ormai sapete già che io non sono brava in questo, e quindi vado a rifinire i bordi incollandoli verso l'interno aiutandomi con la colla a caldo, e lo faccio in tutti e quattro i lati. Incomincio da quello superiore e inferiore e poi dai due lati più corti. Una volta rifiniti i bordi, realizzo le pieghe che mi serviranno poi per inserire la copertina della mia agenda all'interno, quindi vado a realizzare un'altra piega su entrambi i due lati corti. Dopodiché, dopo vari tentativi falliti in cui volevo decorare la mia agenda con un ricamo, ho deciso di optare per un disegno, e quindi alla fine ho scelto di fare direttamente il disegno sulla copertina utilizzando dei colori acrilici, delle foglie, un disegno che richiami la natura. Nel mio caso appunto ho scelto delle foglie e un paio di farfalle per dargli un tocco di colore in più. Per rifinire poi i bordi e il disegno in generale, ho ripassato i bordi con un indelebile nero. Alla fine dipingere l'agenda è stato divertente, ma soprattutto rilassante, e il risultato finale non è neanche male, mi piace. Al centro poi ho scritto anche il mio nome. E niente, questo qui alla fine è il risultato finale della mia agenda, non è venuto per niente male. Come vi dicevo prima durante il video, sono stata costretta a cambiare in corso d'opera la mia idea, perché ci ho provato e riprovato a ricamare la copertina ma non ci sono riuscita. Alla fine ho optato per dipingerla, ma sono molto molto contenta di come ho risolto la cosa, e il risultato infatti non è per niente male. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate alla fine anche voi del risultato finale. Se volete seguirmi durante le mie giornate, su Instagram ci sono tutti i giorni. Vi aspetto tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!